Devo stare anche attenta a quello che dico perché ho una rappresentanza qui sia di Forza Italia che dell'NCD che dell'UDC, quindi diciamo che ho oggi un ruolo un po' scomodo, ma nello stesso tempo a livello europeo molto utile anche per la provincia di Varese. Entro subito nel merito. Abbiamo anche come altri vicepresidenti il gruppo socialista, era stata in passato anche Patrizia Toia, ora presidente del gruppo socialista è Pittella, quindi il dialogo c'è, è costante, la presenza devo dire del gruppo socialista di Schulz si fa sempre notare, ma quello che ci unisce come ambito italiano è di più di quello che ci divide come ambito politico a livello nazionale. Parto subito dal concreto con la battaglia del Made in. Io oggi ho letto di nuovo le dichiarazioni di Recuzzoni che ribadiscono questa legge del Made in Italy, che a livello italiano l'abbiamo detto in più lingue e anche in dialetto, proprio per farci capire bene, non può essere fatta a livello italiano, deve essere fatta a livello europeo. Centrodestra, centrosinistra, destra e sinistra al Parlamento europeo hanno votato a favore del Made in particolar modo nella direttiva sulla sicurezza dei prodotti. Quindi la maggioranza, anche i paesi del nord, e vi stupirò, anche la Germania socialista, e qui colpa nostra che la Germania, scusami, pensavo, aspetta che sposto i telefoni, che la Germania invece del PPE non siamo riusciti a convincere, erano molto legati alla loro B&W Made in Germany, quando in realtà non tutti i prodotti e le componenti sono Made in Germany. Non voglio parlare lunga, ma l'obiettivo che noi ci siamo posti è quello di un Parlamento europeo compatto, una Commissione compatta e, ahimè, non l'ho mai nascosto, una Presidenza italiana che ha fallito. Su questo punto ha fallito totalmente, lo abbiamo dichiarato come Partito Popolare Europeo perché ci tenevamo particolarmente, ma non c'è stato un accordo finale e permettetemi anche un impegno non così assiduo come Renzi ha portato a Mogherini. Cioè, se io devo mettere sul piatto gli sforzi che ha fatto Renzi per portare a Mogherini come altro rappresentante, non li vedo dall'altra parte per il Made in. Questo è un caso, un altro che ci unisce è la direttiva sul ritardo dei pagamenti, ovvero che noi l'abbiamo votata tutti, centrodestra e centrosinistra, per pagare le imprese nei tempi dovuti e quindi la pubblica amministrazione deve farlo entro 60 giorni, a livello italiano questo non si viene a evidenziare. Ecco, io vi posto solamente queste due questioni. Sui valori ci dividono, perché i valori del centrosinistra a livello europeo sono molto diversi dai valori, e quindi parlo della famiglia, dei giovani, di tutto quello che si evince dalla carta dei valori del PPE, sono molto diversi dai socialisti. Allora, sulle basi ci dividiamo, sui fatti concreti, emendamento per emendamento, direttiva per direttiva, si vengono a creare delle alleanze, che sono più nazionali che invece su un aspetto pacifico. Grazie Andrea Colli. Allora, salto da parte della maggioranza di Varese. Allora, io ho ben impressi, e in realtà ce l'ho anche nel mio archivio qui, i commenti dell'NCD che in proposito hanno anche organizzato dei presidi per dire ci hanno cacciato dalla maggioranza della giunta, ci hanno defenestrato per politica di piccolo cabotaggio, noi lavoravamo a sostegno di una visione costruttiva della città e loro invece stanno facendo scelte di opportunità diverse sotto una sorta di vendetta politica. È andata così. Ma assolutamente no, perché se fosse stata una vendetta politica, essendo l'NCD al governo, una cosa dovevamo già farla tempo fa, quindi non è assolutamente una vendetta politica, proprio perché tutti i ragionamenti che stiamo facendo come Forza Italia in provincia di Varese si sviluppano su dei valori, su dei programmi e su un'attività politica. Quindi mi sono permessa di iniziare a proporre un documento del centrodestra, un documento che è stato condiviso, con il quale abbiamo richiesto la partecipazione di tutti, aperta a tutti, e alcuni esponenti dell'NCD l'hanno firmato. Vorrei chiarire su questo che con il ruolo di vicepresidente ho preso pari pari i principi, la carta dei valori, quindi la centralità della persona, la centralità dell'impresa, il principio di sussidiarietà orizzontale e verticale,
e da questo l'abbiamo ampliato, perché ad esempio i Fratelli d'Italia e Scienza Civica non appartengono al PD, ma per questo non hanno accettato e non hanno condiviso, perché questo documento, vedete, non è calato dall'alto, perché a me già calato dall'alto non piace, essendo eletta a preferenza come tanti di voi non sono calata dall'alto e quindi men che meno mi piacciono queste procedure, ho ricevuto telefonate dai vari partiti e hanno deciso vogliamo dare il contributo. Bene, ricevi il documento, dai il tuo contributo e facciamo poi una riunione continua. Io sono onesta, una telefonata dall'LGD non l'ho ricevuta, l'ho ricevuta da tutti gli altri, io sto ai fatti e non voglio far polemiche, perché penso che ci avviciniamo al 16 di dicembre dove le famiglie dovranno pagare 200% in più sulla casa, dovranno pagare l'IMU, dovranno pagare la tassa, quindi di polemiche non ce ne sono, semmai dobbiamo reagire in questo aumento di tasse. Detto questo, è giusto fare una cronistoria. Il documento è stato firmato da tutti i partiti del centrodestra, da alcuni esponenti dell'LGD che oggettivamente mi hanno detto io non ho condiviso la scelta dell'LGD di andare in provincia con il centro-sinistra, perché anche su questo mi piace, ma io il discorso di Nicola lo comprendo poco, forse sarò della nuova generazione, ma per me esiste centrodestra e centro-sinistra, esiste un partito che è il PPE che è del centrodestra, esiste un partito che è del PD, PSE che è centro-sinistra. Se iniziamo a dire che questi schemi non ci sono più, allora o giochiamo al gioco delle tre carte a fare i furbi, oppure vogliamo nascondere la volontà di stare da una parte. Io non sono capace di fatica e fa contro la mia realtà, però una cosa, e anche su questo, dato che Stefano non è presente, anche quello che è avvenuto con Stefano è legato a una questione di principi e di valori. Io sono sicura, e ve lo dico, sono quasi certa che i partigiani non mi abbiano votato, ma ne sono quasi certa, ma non per questo permettiamo a un esponente politico di non utilizzare i termini idoni anche invece di un assessore. Quindi io mi limito solo a questo come commento, è un aspetto di rispetto, non di attività di clerici che ha lavorato bene, ma di termini utilizzati. Detto questo, lo stesso principio dei valori l'abbiamo utilizzato per gli assessori dell'NCD e gli è stato chiesto, volete partecipare a un progetto del centrodestra e firmare tutti insieme questo documento? Chi ha detto sì è rimasto tranquillamente di dovere, chi ha detto no aveva un pensiero diverso. Ma questo non vuol dire essere cacciati, sei un pensiero diverso, io ti rispetto, anzi rispetto più che tu vada a un'opposizione perché sei andato con la sinistra in provincia piuttosto che sei lì a cercare di mantenere la tua poltrona ma la tua testa è già altrove. E questa dinamica secondo me va chiarita alla gente, perché è difficile anche per me nel PPE spiegare che tutto il centrodestra in Italia è frazionato tra un governo che doveva essere di emergenza. Giustamente i miei colleghi mi dicono, ma perché quello di Renzi è ancora un governo di emergenza, si deve durare fino al 2018? No, non è più un governo di emergenza. Allora perché l'NCD e l'UDC rimangono lì? Perché non fanno un'opposizione costruttiva? Perché vedete, si possono portare avanti le riforme, anche stando all'opposizione. Si possono portare a casa le riforme cambiando gli emendamenti, ma io onestamente il fatto di aumentare le tasse, e questo è un dato oggettivo perché i numeri parlano chiaro, il fatto di avere una percentuale di disoccupazione così alta, quando per lo stesso ho visto un manifesto, e concludo perché visto che si è accesa la lucina della chiamata a casa, io avevo visto un manifesto del PD, e concludo con questo, con scritto disoccupazione giovanile 29%, Berlusconi dimettiti. Oggi io dovrei fare un manifesto altrettanto grande, anche più grande, disoccupazione giovanile 45%, NCD, PD, dimettetevi. Questo è allora che posso dire. Non ci sia tanto bisogno della mia intermediazione, dal fondo di Lara Comi è abbastanza certo, naturalmente, ma mi sembra che in questo territorio ci dobbiamo rassegnare, perché se il destino di Malpensa è deciso dai sindaci di Milano, e i sindaci di Milano che si chiamino Albertini,
Moratti, Pisapia o Pico Pallino decidono comunque per il bene di Linate, per il bene del male di Malpensa, allora di cosa stiamo parlando? Cioè è inutile che stiamo a firmare documenti, mi pare che il destino sia segnato fino a che il Comune di Milano ha la voce in capitolo più forte. Comunque, onorevole Paolo. Ecco, io volevo fare solo una precisazione di metodo perché penso che sia giusto fare la chiarezza. Sarà un mio difetto, ma io andare a recuperare la gente e andare a rincorrere, non rincorro neanche gli uomini, figurate se vado a rincorrere in merito al documento del centrodestra non ho men che meno ricorso nessun politico. Io ho fatto un appello sui giornali, un appello via Twitter e di conseguenza gli alcuni esponenti dell'NCD l'hanno ricevuto, l'hanno sottoscritto, quindi Raffaele merita la sua critica di prima, mi spiace. Pronto Lara, io posso leggerlo, magari non lo condivido, Lara, mi fa proprio schifo, però posso vederlo come hanno fatto tutti gli altri partiti? Quindi se uno naturalmente non è neanche interessato a vederlo, capisco che non mi chiami, e quindi era già una chiusura a priori di alcuni esponenti dell'NCD, perché invece quelli interessati a fare una inclusione piuttosto che un'esclusione hanno chiamato e hanno detto io lo sottoscrivo, testimonianza che alcuni sono rimasti a Varese, altri no. Chiusa questa parentesi, proprio perché non mi piace rincorrere nessuno, non ricorro nemmeno Etihad. Non ricorro Etihad perché io non accetto che degli stranieri vengano in casa nostra che per salvare all'Italia, dove anche il governo Berlusconi secondo me ha sbagliato a salvare all'Italia, perché se noi non siamo capaci di gestire una compagnia di bandiera, si fallisce ragazzi, sono regole di mercato, non sei bravo, non sei capace, vai a casa. Abbiamo sbagliato su quella salvare all'Italia. Il concetto di Etihad che viene a comandare in casa nostra è a dire che l'asse principale deve essere Fiumicino, che ha incrementato del 18% il numero dei passeggeri nell'ultimo anno e Malpensa ne ha ridotto del 19%, a casa mia non vengono a comandare però, e comandano sul fatto che Linate deve essere anche lo scalo prevalente del nord, in questo caso rispetto a Malpensa, e Malpensa deve essere dato in mano a Emirates. Se il ragionamento fosse stato in questi termini, dove a Emirates le rotte intercontinentali non sono solo due in più, e a me non mi rende felice che venga qui l'aereo più grande del mondo vuoto, perché l'aereo più grande del mondo vuoto se lo posso tenere a casa loro, se invece quell'aereo ha una serie di rotte notevoli, non solamente due, come sono previste, come ha detto anche Maroni, a quel punto si può fare un ragionamento. La liberalizzazione, qui entro nel tema che mi ha posto anche Mucci, è un tema che io ho sottoposto alla Commissione Europea, perché se il casino di Sea Handling è avvenuto per aiuti di Stato, io voglio capire come un ministro possa liberalizzare delle rotte alienate se questo non è un aiuto di Stato, se in quel modo dai delle chance in più alienate e non le dai in Malpensa. Allora a quel punto liberalizzi tutti o non liberalizzi nessuno, perché non puoi dare una possibilità, una chance in più alienate che tra poco esplode, perché non riesce in questo caso a reggere tutto l'intero apparato, perché siamo 8 milioni e massimo 9 milioni. Allora, Malpensa ha delle criticità, è vero, interessa pochi cittadini, mi spiace, ma a me anche pochi cittadini che perdono il posto di lavoro interessano, sono 5, sono 10, sono 20, mi spiace, ma siamo su quasi 2.000 e 3.000, perché consideriamo anche l'indotto del Piemonte e quindi non interessa solo fino a Lignano, perché se uno deve andare a New York e non parte da Linate, questo è il problema che noi dobbiamo porci. E poi, permettetemi, sarò un po' legata al territorio, ma io sono della provincia di Varese, difendo Malpensa, ma caro mio, difendo anche Linate, perché io come lui sono stata votata sia a Milano, ma sono stata anche votata a Varese. E io non so come il ministro Lupi, e anzi lo invitiamo ancora nuovamente a venire a Malpensa e a dichiarare ai lavoratori che ha firmato una liberalizzazione per ammazzare Malpensa. Lo invitiamo qui perché voi giustamente li ha presi. Io non voglio chiudere Linate, e non voglio chiudere Olio Asterio, e non voglio chiudere Montichiaro. Voglio che si abbia un'applicazione di un master plan molto chiaro, dove Linate deve essere dei voli regionali, nazionali, circoscritto, e Malpensa venga potenziato anche in traverso, cioè non prendiamoci in giro. Allora, se Malpensa non si vuole sviluppare, lo dicano, trovino il lavoro a tutte queste altre persone.
coalizione, dato che il showbiz dovrebbe risolvere tutti i problemi, sicuramente con gli 80 euro riuscirete tranquillamente a trovare soluzione anche con quando una testa chiusa. Allora, siamo in chiusura, prima di chiudere. Il nostro coordinatore regionale Gemmini e esprimerò tutti i miei pensieri sull'impasto. Quindi prima preferisco confrontarmi all'interno del partito, poi esporre la posizione esternamente, quindi tutti i miei dubbi, le perplessità, i punti di forza e di debolezza. Su Malpensa io la parola la lascio ai lavoratori, penso che i lavoratori siano anche gli interpreti migliori di cosa è stato fatto di male e di bene per Malpensa. O sono una che attira tutte le lamentele dei lavoratori di Malpensa, ma io ogni volta che faccio un check-in, e lo faccio ogni settimana, non ne trovo uno che mi dice Malpensa sta andando bene. Quindi la realtà da sviluppare. Possibilità ci sono, ma i valori e i principi se vengono condivisi, tutto si può fare, se vitalizziamo anche a quel punto le rotte intercontinentali per Malpensa.